Visto che siamo in estate ed è tempo di viaggi, se vi capita di fare video amatoriale o siete proprio degli influencer o dei blogger, oggi faremo la recensione di un microfono che mi ha veramente stupito, avendo la possibilità di registrare due voci in contemporanea. Di chi stiamo parlando? Del nuovissimo Voyalink 2023. Guardate che spettacolo! Tra l'altro hanno anche una portata incredibile, il segnale arriva fino a 100 metri di distanza, perfetto anche per video all'aperto. Hanno una frequenza di 2,4 GHz e in più sono anche leggerissimi, pesano solamente 15 grammi. Il video di oggi l'ho diviso in due parti, nella prima parte andremo a fare l'unboxing, vi spiegherò tutti gli accessori e nella seconda parte andremo a fare direttamente un test audio. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola, andiamo delicatamente senza spaccare la confezione, estraiamo il contenuto, vediamo cosa c'è all'interno. C'è un cofanetto, anzi due. Allora, oh mio Dio, qua cosa troviamo? La bellissima custodia protettiva in cui mette la custodia di ricarica con dentro i microfoni. Poi sicuramente ci sarà la garanzia, il manuale di installazione e il cavo di ricarica USB tipo C. Qua all'interno non c'è altro, invece andiamo a aprire il pezzo forte. La cosa che mi piace è che la parte superiore è trasparente, nella parte laterale c'è il tasto d'accensione che serve anche a capire il livello di ricarica, dopo lo andremo a vedere, lo slot tipo C di ricarica e la cosa che ho apprezzato tantissimo è l'inserimento di questi gommini per il grip, senza rischiare degli scivolamenti accidentali. Ma ora non sto più nella pelle, andiamo a schiacciare il tastino, avete visto, se sono accesi significa che è carico al 100%. Apriamo ed eccoli qua, qua ci sono i due trasmettitori, uno e due. Il ricevitore, eccolo qua, con anche lo slot intercambiabile, normalmente è montato col 3.5, però lo potete sostituire, infatti questo è un microfono universale, con lo slot di tipo C per Android, per il vostro tablet o lo smartphone, e anche se doveste avere un iPhone, non vi preoccupate, perché c'è anche lo slot per i dispositivi Apple, eccolo qua. E come ciliegina finale, le due fantastiche mini pellicine antivento. Ricapitolando, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. Per cambiare l'adattatore è molto semplice, vi basterà tirare questo pulsantino blu nella parte laterale ed estrarlo verso l'alto, prendere l'altro adattatore, far combaciare i due binari 1 e 2 e spingere letteralmente verso il basso. E ora che abbiamo fatto l'unboxing, addentriamoci un pochino meglio sulle caratteristiche tecniche. Partiamo dalla base di ricarica, ha un peso di 99 grammi, una batteria da 1000 mAh, per ricaricarla ci vuole circa un'ora e mezza, ed è anche dotata di magneti che vi permettono di non farvi cascare i microfoni, anche se per caso vi si dovesse aprire. Adesso facciamo la prova del 9, rullo di tamburi, provo anche a scuoterli un po', mio Dio, ma avete visto, non sono caduti. E ovviamente, come si vede dai LED rossi 1, 2 e 3, questa custodia protettiva è anche la base di ricarica dei trasmettitori e del ricevitore. Quando anche l'ultimo LED sarà spento, per ricaricarla è molto semplice, vi basterà prendere lo slot tipo C, collegarlo alla presa di casa e come vedete sta iniziando a ricaricarsi. E ora parliamo di autonomia e devo dire che questo brand si è veramente superato, perché guardate i trasmettitori, che sono veramente piccolissimi, più piccoli del mio dito, hanno un'autonomia di circa 10 ore, e per quanto riguarda il ricevitore, che ovviamente è il dispositivo che fa uno sforzo maggiore, sono riusciti comunque ad arrivare a un'autonomia di circa 6 ore, e in più grazie alla custodia protettiva potete effettuare ulteriori due ricariche senza aver bisogno della spina di casa. E ora il mini tutorial per l'installazione. Ho qui con me una fotocamera e lo smartphone, prendiamo il ricevitore e dato che ha già lo slot di tipo C partiamo dallo smartphone. Prima però lo dobbiamo accendere e per fare ciò vi basterà schiacciare questo tastino laterale e si accenderà il LED blu, eccolo qua. L'altro tastino è per passare dal mono a stereo, dopodiché vi basterà inserire il ricevitore nel vostro smartphone, prendere il trasmettitore, accenderlo con lo stesso tastino del ricevitore e si è acceso il LED blu, il regolatore più e meno, e qua c'è la molletta per poterlo attaccare alla maglietta. Per montarlo invece sulla telecamera vi basterà estrarlo dallo smartphone, estrarre l'adattatore come vi ho spiegato prima, inserire il jack 3.5, prendete la videocamera, aprite lo slot e andate a spingere delicatamente all'interno. Ecco fatto. E adesso è arrivato il momento dei test, sia in interno che in esterna. Partiamo dallo smartphone, andiamo a inserire il ricevitore, dopodiché inseriamo il trasmettitore sulla maglietta e lo andiamo a attivare. Mentre parlo, così sentite l'ottima qualità di questo microfono, vi faccio anche un tour della mia postazione. Come vedete là in alto ci sono alcune action figure di Freezer, di Goku, un Lego di Edwige di Harry Potter. Qua invece ci sono tutti i miei videogiochi, anche vintage, ci sono anche quelli della PlayStation 1 e PlayStation 2. Qua
c'è la lampada di Super Mario, veramente bello. Ho messo anche una luce di colore blu, altri gadget di Super Mario, due Lego, i fantastici Monster Jam, l'action figure di Kakashi, non può mancare, la super spada di Zabuza, guardate quanto è lunga, l'ho fatta più o meno 2 metri con LED integrato, e qui c'è la bellissima armatura di Vegeta. E tornando a noi, avete sentito come la mia voce risulta sempre perfettamente naturale. Ora il trasmettitore è disattivato, guardate, anche la luce si è spenta, sentite come di colpo che la qualità dell'audio è diminuita, la mia voce sembra molto più lontana e anche il timbro sembra un pochino metallico, per cui è veramente tantissima differenza. E ora il secondo test, facciamo la stessa cosa con la telecamera che uso per registrare su YouTube, andiamo a inserire il Boya Link, attiviamo il microfono, questa è la qualità dell'audio applicata alla mia fotocamera che uso normalmente per il video su YouTube. Come sentite anche in questo test, la voce è chiara, definita e non si sente nessun rumore di sottofondo. E ora il test inverso, proviamo a disattivare il microfono, così vedrete anche qui la differenza. Come vedete la luce LED si è spenta e sentite già come è cambiato l'audio, la voce si sente più distante, molto più rumore di sottofondo e anche la nitidezza è nettamente diminuita. Ma ora, visto che voi siete un pubblico molto esigente, ci trasferiamo in esterna, così abbiamo anche più rumore rispetto alla mia sala di registrazione, così vedrete come si comporta questo Boya Link in mezzo ai rumori della natura e della città. Eccomi qua in esterna, sono nel parco della mia città, nonostante sia una giornata ventosa, guardate dalle foglie, l'audio comunque si sente veramente bene, la pellicetta protegge dalle distorsioni. Adesso mi provo a allontanare, sono a circa 20 metri dalla telecamera eppure l'audio si sente perfettamente. Qui invece sono nel centro del paese, sentite anche qui, nonostante le macchine, viene abbastanza coperto dalla cuffietta e i rumori di sottofondo vengono veramente ridotti al minimo. Adesso invece facciamo la prova senza il microfono, adesso lo vado a disattivare. Questa è la versione senza microfono. Sentite come si sente molto di più rumore, guardate come l'audio non viene minimamente protetto. Qua c'è una moto, adesso un'altra macchina, sentite che differenza. Per cui se volete fare video un pochino più professionali, il microfono diventa veramente obbligatorio. E come ciliegina finale andiamo a dare un'occhiata al sito. Eccoci qua nell'home page, clicchiamo su prodotti. Come vedete producono sia microfoni che cuffie che anche tantissimi accessori. Andiamo a dare un'occhiata sui microfoni perché ci sono veramente tantissimi modelli. Questo è il Boya Link, lo clicchiamo, che è il soggetto della recensione di oggi. Come vedete all'interno del sito ci sono tutte le specifiche tecniche, le caratteristiche, per cui vi consiglio di darci un'occhiata. Tornando indietro andiamo a vedere anche gli altri modelli, troviamo l'OmniQ che è anche questo da 2 persone e guardate quanti altri device ci sono. In più ci sono anche quelli singoli se per caso fate video in solitaria, come ad esempio il BY-V1 e il fantastico BY-M1. Di layout è molto simile al Boya Link e costa anche leggermente meno perché è dotato di un solo trasmettitore. Se vi è piaciuto il video e volete essere sempre aggiornati ai nuovi prodotti di tecnologia, lasciate un like e iscrivetevi al canale, qui sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link diretto di questo bellissimo Boya Link e i link dei 4 canali Telegram dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon. Per cui se acquistate spesso online, entrate nei canali, sono gratis e così inizierete a risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. E noi ci vediamo direttamente al prossimo video. Ciao!